ok stasera <coughs> per guardare le carte nere e le carte rosse di Kaldheim vediamo di sottofondo un po' di metal se state guardando eh, invece la registrazione su youtube non state sentendo la musica quindi vi invito a passare a seguire le live in diretta su twitch quando sono in diretta insomma e non ho ancora una schedule uh, fissa, <ride> sto sistemando due robe. Perché? Perché tra l'altro mi vedete qui grande. Perché è arrivato finalmente l'ultimo pacchetto che stavo aspettando, il sesto da eh, Card Market. Ho um, voluto cominciare presto stasera perché um, ieri. Sera ci ho messo due ore <ride> per le bianche e le blu, per guardarmi tutte e leggere tutte le bianche e le blu. Allora, un attimo devo finire di mandare due cose su un gruppo. Mm -hmm. <coughs> la mia gola come al solito è semi distrutta l'inverno proprio madonna cioè mi, mi disintegra mai l'inverno Perfetto. Bustina, bustina, bustina. Ovviamente ho coperto tutti i, eh, gli indirizzi. Andiamola ad aprire. Cominciamo prima con questo. Eh, ho lasciato di là le forbici quindi apro dove sono le carte. Ah, posso guardare contro luce? Ok, sono, sono qua. Quindi andiamo ad aprire. Di qua facciamo un top loader. Non sono tante eh, queste carte qui. Quindi facciamo presto. Ah. Sto, vediamo se c'è qualcos'altro dentro. No, ottimo. Oh, vedete uno che usa lo scotch di carta. Col tab che si può aprire, molto bene. Mm -hmm. Sono solo tre carte, quindi lascio la, la cam qua. Oh, eccola. Top loader, fa sempre comodo. Sono tre carte. Che dovrebbero essere linearmente. C'è un peluzzo. Oh, ok. Sono tre carte, vedete? una, due, tre La prima è questa. Spero che non metti a fuoco. Ah, la vedete specchiata. Momento. Eh, un attimo un attimo. Dov'è? Già? Ecco <ride> allora dovreste vedere dritta è una rara di assalto. Rotlung reanimator. Nulla di, di particolare. Però quella che avevo. Che ho trovato nel set era disintegrata allora l'ho cambiata bene un bel near mint e adesso non ho uh, vabbè dopo le rimetto dentro questa busta qua <ride> la seconda sta vediamo se dai metti a fuoco oh ecco qua adesso il green screen un po' la brucia però Carnival of Souls di Destino di Urza, perché quella che avevo era um, in italiano, mi pare. Invece, questa è in inglese. Questa è simpatica. Eh? Perché quando una creatura entra in gioco, perdi un punto vita, ma guadagni un um, mana nero temporaneo. Bello che conta anche le creature dell'avversario. Bene, bene, Niermint, Niermint, nier perfetto. E l'ultima, una carta bellissima anche da giocare, in, uh, che, Cioè, si gioca, si giocava e si giocherà, soprattutto nei cubi. Ed è. Eccola, cara vecchia Smokestack, Rimathi Stacks. Bella, bella Nier Mint. Adesso qua sopra c'è un po' di polvere. E sì, tutta perfetta, bellissima. Bene, erano queste, ecco. Queste tre qui. Adesso le rimetto qua dentro la sua busta, la busta con cui sono arrivate. E le metto qua perché non ho l'album qui pronto. Allora, si alzo questa mano, ok, mi devo specchiare di nuovo. Trasforma, flip orizzontale. E torno qui, piccolino. Ok. <coughs> molto bene, molto, molto bene. E per adesso altre carte non, mi devono, non me ne devono arrivare. Ah, prima che mi dimentico, aspetta, fatemi andare un attimo su, um, su MKM, cioè MKM adesso si chiama Card Market, che devo valutare l'arrivo e la spedizione. Molto bene, all perfect, molto bene, molto bene, tutto Ok. ole adesso così sono arrivate tutte mm -hmm. uh -huh. ah fatemi mandare anche un altro uh -huh. un altro eh, devo scrivere un'altra roba su un altro gruppo Intanto voglio anche monitorare un attimo la mia linea perché ho visto che ogni tanto qualche sera eh, regge lo streaming ma non è stabile, quindi voglio essere sicuro che non debba, non debba interrompere per, per eh, riaprire con dei settaggi diversi. Comunque mi sembra tutto ok, qua sembra tutto ok, molto bene. Ok. Oh, eccoci qua. Ora io da in cuffia non mi sembra troppo alta la musica, o comunque il microfono dovrebbe essere più alto della musica. Cominciamo a leggerci le nere, le carte nere. Le carte bianche erano belline, le carte blu ci hanno regalato delle eh, chicche come il risveglio il riflesso mistico mi sembra che si chiamasse come che si chiamava riflesso mistico esatto questa che secondo me è una bomba vediamo delle nere e eh, penso di riuscire anche le rosse stasera eh, che cosa ci regalano neve insanguinata stregoneria neve con 6. Distruggi. Scegli uno. Distruggi tutte le creature o tutti i planeswalker. Poi rimetti sul campo di battaglia una carta, creatura o planeswalker con costo di mana convertito pari o inferiore a X dal tuo cimitero. Dove X. Ah, ok. È pari al, mana... al numero di... di mana neve speso per lanciare questa magia. Ok, quindi costa 6. Carta creatura, Planeswalker, no? Oh, vabbè. Carina, ma ecco le meccaniche che abbiamo visto anche ieri o l'altra volta eh, di questo set che fanno della roba in base a quanto mana neve è stato speso per castarla. Va bene, nulla di eccezionale. Però chissà se in T2 si giocherà. Berserker del Cielo di Sangue. Il Metal ci sta bene per Caldeim come espansione e eh, per le nere e poi le carte rosse. Costa 2 e non 1. Ogni volta lanci la tua seconda magia, e qui è ancora ricorrente la seconda magia di ogni turno, metti due segnalini più uno più uno. Sul berserker del cielo di sangue, a minacciare fino alla fine del turno. Quindi minacciare solo fino alla fine del turno. Ma i segnalini se li tiene. Quindi questa è una 1-1 che ti diventa un 3-3 molto facilmente. E più ne hai di questi qua, più ti si crea veramente un'orda di berserker incazzati. Cazzato, <ride> per citare il Darione. Berserk e cielo di sangue bella come non comune è bella. Abbiamo, già abbiamo visto che in kaldheim eh, le comuni, il reparto comuni e non comuni spacca veramente ci sono dei pezzi veramente belli veramente forti ho oh, una mitica demone delle rune ardenti con 6 non 6 6 volare va bene quando il demone delle Rune ardenti entra nel campo di battaglia, puoi passare l'assegno al tuo grimorio per esattamente due carte con nomi diversi e che non si chiamino demone delle Rune ardenti. Se lo fai, rivela quelle carte. Un avversario ne seglie una, aggiungi la, prima, la carta scelta alla mano e l'altra nel cimitero. Poi. Poi, poi mescola il mazzo. Mmm. Tu lo fai entrare pagando 6, hai un 6 volare, ok, quando entra, due carte diverse che non si chiamano come lui, una te arrivi in mano e l'altra ti va nel cimitero, bah. Mi sembra un effetto un, un po' me per una mitica. Quindi non so se queste saranno delle mitiche che si giocherà in T2, sicuramente non si giocheranno in altri formati. Perché l'avversario ti sceglie una di quelle due carte. Quindi, anche te devi prendere due carte diverse. Che non possono essere altri demoni delle rune ardenti. Mm, non so. Questa... questa non mi dice niente. Paura opprimente. Stregoneria con 4. Una rara. Scegli un tipo di creatura. Le creature che non sono del tipo scelto prendono meno 3-3 meno fino a fine del turno. Bella! Costa 4, un po' intensiva, però tu devi scegliere il tipo di creatura che più hai tu, per esempio, e che meno ha l'avversario. Di modo che è da far prendere a tutte quelle dell'avversario, o il più possibile avversario il meno 3-3. Meno Ed anche meno 3 alla forza, però è una stregoneria. Vabbè, da posto puoi andare ad attaccare. Un... Sì, un un, un... un robino di massa, ci può stare, va bene. Non mi sconfiggo in di tanto, però. Berserker dal, del rintocco funebre. Una 2-2 con 2, 2, 2, comune. Quando il berserker del rintocco, del rintocco funebre muore, se la sua forza era pari o superiore a 3, Crea una pedina zombie berserker 2-2. Ah, ok, quindi se lo riesci a potenziare, gli dai almeno un segnalino più uno più uno. O muore nel turno in cui era potenziato per qualcosa, lascia dietro di sé un altro 2-2. Va bene. Ok, simpatica. È da abbinare per forza con qualcos'altro. Doni demoniaci istantaneo con 2 comune fino alla fine del turno una creatura a bersaglio prende più 2 più 0 e ha quando questa creatura muore rimettila sul campo di battaglia sotto il controllo del suo proprietario bella bella questa mi piace cioè le comuni in Kaldheim o Kaldheim Kaldheim quello che ti pare hanno degli effetti che sono molto forti molto belli Cioè, sono comuni bellissimi Fino alla fine del turno, una creatura bersaglio si potenzia di due. E se muore, torna in gioco. Istantaneo, bellissimo. Da usare anche come. come. Eh, come sor effetto sorpresa. Cerca di ammazzarti il, il muccone. E tu dici: No, Aha, va bene. La potenza però se muore mi torna. E dopo ovviamente tornando può ritriggerare gli... Eh, enter the battlefield. Tutti quegli effetti di Entra nel campo di battaglia. Bella questa carta. Inseguimento ostinato. Lei è Kaya, sì. Incantesimo. Bello. Con 4, ci sta che costi 4, perché secco così, all'inizio della sua sottofase finale della tua sottofase finale, ogni avversario perde un punto di vita e tu guadagni un punto di vita. Cioè, così. Una, un effetto asimmetrico secco, così. Pam, punto di vita. Gli opponent gli cala la vita e te ti aumenta. Bellissimo. Costa 4, non è proprio velocissimo da lanciare, ecco. Però, già se tipo di, di, di quarto, di quinto, cali uno e cali il secondo, c'è un divario di 4 ogni turno, e tu puoi accusare un po' più di colpi, guadagnando due punti di vita. Bella. Bella, ma non è di certo una eh, fulcro di, di un mazzo. A meno che non fai dei mazzi magari in Legacy, proprio eh, Prison. Anche qui ritorna la meccanica prison o comunque la non la meccanica la strategia del prison deck o del tasse di un tax o di uno stacks anche come ho fatto vedere prima la eh, canna fumaria gli smoke stack cerchi di rallentare l'avversario di bloccarlo il più possibile e intanto gli cali queste qui magari associate a derak eh, o roba del genere e Intanto creare divario <coughs> E metterò le strette ci può stare. Draug Necromante 4-4 con -4, 4, Chierico zombie, creatura neve rara, se una creatura non pedina, controllata da un avversario, sta per morire. Esilia invece quella carta con un segnalino ghiaccio, puoi lanciare magie scelte tra le carte esiliate con segnalini ghiaccio che possiedono i tuoi avversari e puoi spendere mano da fonti neve come se fosse mana di qualsiasi colore per lanciare quelle magie. Bello, bello, bello. Questo è bello. Un draug necromante. N un nome e un destino. Bello, bello. Puoi riusare, insomma, le, le creature non pedina che fai morire l'avversario. Sembra incentrato per il mazzo a base neve, ci sta bello Draug reclutatrice, attenzione, è difficile da dire, eh? Draug recruiter è più facile. Draug reclutra re, rec... <ride> reclutatrice Draug reclutatrice, <ride> che camizeria. 3-3 con 4 comune, vanto. Riprendi in mano una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero. Però non costa più 2, costa 4. Vabbè, è una comune che ha un'utility abbastanza costosa. Lei è abbastanza lenta perché deve attaccare. Costa 4, è una 3-3 solo. Mmm. Schierarti contro di noi è inutile, ma quando sarai caduto, ti schiererai con noi per forza. Aggiungerei io. Elmo dei draugr con due uncommon. Un equip. Quando l'elmo dei Draugr entra nel campo di battaglia, puoi pagare 2. Due. Eh, due generici e un nero. 3. Se lo fai, crea la prima e lo assegna. Ah, ok, ok. Per la serie di Kaldheim dei, degli equipaggiamenti che quando li giochi puoi già creare una pedina a cui equipaggiarli. In automatico. P2P2 P2 a minacciare va bene perché è una pedina nera. Ottimo, ottimo. Molto bene. Nulla di speciale per ora questi, questi equipaggiamenti, ma... Perché no? Va benissimo. Cavalcante Terrificante. Un 3-7 da 6 mana. Comune. Un generico nero tappi esilia una creatura dal tuo cimitero. Un avversario bersaglio perde 3 punti vita. Non male, ma io questa la vedo solo da... Da draft. da draft perché lo usi per bloccare se li sbusti ti ripicchi eh, cerchi di arrivare al sesto turno in, intero cerchi di usare il set di costituzione per bloccare le creature, una creatura dell'avversario e nel frattempo quando lui passa te lo tappi paghi due sperando di avere creature nel tuo cimitero da poter esiliare e gli fai perdere 3 punti vita cercando di portare a casa la partita in quel modo perché cioè è un, è un bestione arrivare a 6 poi, poi fare solo questo effetto qui io la vedo così fagocitatore di sogni chierico demone 03 rara con 2 ogni carta non terra senza predire nella tua mano a predire Questa è la carta chiave del set. Il suo costo di predire è pari al suo costo di mana ridotto di 2. Durante il tuo turno, puoi pagare 2 e desiliare questa carta dalla tua mano. Facci in giù, lancia il turno successivo per il suo costo di predire. Ok. Quello, questo è il, il, il testo di meccanica di predire. Il suo costo di predire è pari al suo costo di mana ridotto di due generici. Quindi, aspetta, eh, dov'è una carta con predire? C'è una queste blu, ecco. Oh, voglio una un po' più costosa che magari... Eh. Praticamente, per esempio, Corvimorfia mettiamo che non abbia che non avesse avuto predire di suo già di base e costasse 3. Con il com'è che si chiama, divoratore eh, fagocitatore di sogni questa qui, se non avesse predire, la Corvimorfia io la metterei in predizione pagando due generici perché per metterla a predire, ma per castarla mi costerebbe il suo CMC meno due generici, quindi mi costerebbe uno. Altro esempio con questa qui, se ho capito bene, per esempio l'invasore sottomarino, lui non ha a predire, ma se ho il fagocitatore di sogni in campo e ho lui in mano, posso pagare, potrei pagare due generici e mettere l'invasore sottomarino a predire, come predizione, e poi lanciarlo eh, predire eh, invasore sottomarino non pagandolo 6, ma pagandolo 4, cioè 2 generici e 2 blu. Questo è come l'ho capita io, perché per metterla a predire costa sempre per forza 2, a meno che non hai il, eh, il cavallo blu di prima che ti sconta il mettere a predire. A predire. Ogni volta che predici, predici, predici una carta, il fugaciatore di sogni prende più 2 più 0 fino a fine del turno. Ah, quindi lui si potenzia solo fino a fine del turno. Però è interessante che puoi mettere a predire virtualmente tutto. Ogni carta non terra. Che non abbia già a predire. Questo in T2 si giocherà per forza. Quello che giocherà nel nero, oh. cioè, ti rende tutto predire. Ora, se io metto a predire una carta che non ha predire naturale, perché ho il fagocitatore di sogni in gioco, e il fagocitatore, di, fagocitatore dei sogni me lo spaccano me lo rimbalzano me lo rimescono nel mazzo insomma io non ce l'ho più sul terreno la carta che apre dire la posso ancora lanciare? o mi rimane bloccata lì? questo Sarebbe da approfondire perché, se una volta che la metti a predire è fatta e finita, e il Fagocitatore di Sogni lo può anche lasciare il terreno, e tu quella carta che hai messo a predire, e non aveva predire naturale, la puoi lanciare comunque. In questo caso, Fagocitatore di Sogni, una 0-3 che entra con 2 la vedo anche in Legacy. La vedo anche in Legacy. Secondo me potrebbero venire fuori. Se è veramente così, se funziona in questo modo. potrebbero trovarsi delle, dei mazzi spanati. Perché ti lanci il turno successivo. Delle spell grosse, scontate. In quel modo più evasivo, nascoste dall'avversario, protette dagli scartini. Questo a tenere d'occhio, eh. Fagocitatore di sogni, a tenere d'occhio. Manipolatore dell'oscurità. Comune 1-2 con 1 vanto. Con 1 generico, senza neanche tappare nient'altro. Un avversario-bersaglio perde un punto vita o guadagna un punto vita. Bello. Bello, però, ovviamente è molto debole. È molto debole. Perché deve andare ad attaccare. Deve andare ad attaccare. Però ci sta. Carino. Ovvio, non possono essere tutte bombe. Eh, cioè. E... Egon, Dio della Morte. Creatura leggendaria. Dio che è anche il trono della Morte. Che non è il trono del muori <ride> eh, su YouTube. <ride> Questo è il trono della morte. Per chi conosce il trono del muori. Un saluto al trono del muori. Eh, Egon di Della Morte. Un 6-6 che entra con 3. Attenzione, tocco letale. All'inizio del tuo mantenimento esilia due carte dal tuo cimitero. Se non puoi farlo sacrifica Egon e pesca una carta. Egon in invecchia ritroso e la sua saggezza è inasprita da un livore giovanile. Figo, però. Ovvio che non, la, poi non è una carta che si riesce a sostenere early game. Però. Poi, ti costa 3 è un tocco letale: 6-6. E quest'altro il Trono della Morte. Figo. Artefatto leggendario: con 1. All'inizio del tuo mantenimento macina una carta. Offre tutto il calore e la comodità della tomba. <ride> Con tre e lo tappi. Esilia una carta creatura dal tuo cimitero. Pesca una carta. Bello. Bello questo. Bello perché tu ti giochi un 4 per di Egon, ma è una creatura leggendaria, quindi non la metterai mai in più di una copia sul terreno ma nel frattempo tu la giri e scegli di giocare la sua altra faccia, il trono della morte, che ti macina le carte, eventualmente ti può anche far pescare una carta in più, ma col trono della morte che ti macina carte alimenti il costo di sostentamento di Egon. Bella questa meccanica, bella questa meccanica. Interessante, bellini, mi piacciono. Forse fuori da... fuori da standard, non so se si giocheranno, forse il trono della morte perché è un artefatto con un effetto particolare e costa pochissimo da giocare, forse si giocherà. Ma non lo so per ora, per ora non lo so. Anche perché è lui stesso leggendario, quindi non puoi mettere troni su troni. Discepolo di Zanna Antica, Chierico Elfo, 1-1 con 2 comune, quando la discepola di Zanna Antica entra nel campo di battaglia, ogni avversario scarta una carta. Bello, bello, debolissimo. 1-1 che ti entra con 2, ma ogni avversario scarta una carta. Questa è una di quelle belle spell da castare come seconda e triggerare tutti quegli altre creature o effetti che ti dicono quando casti la seconda spell, così fai value sopra value sopra value, cioè valore. Un'altra Valkyria Valkyria Estirpatrice bello il disegno, mi piace 4-3 con 4 e c'ha un botto di roba, ma è, è mitica. Volare legame vitale. Anti malocchio dai planeswalker. Ok. Ah, anti malocchio solo dai planeswalker. I planeswalker non, le possono, non la possono bersagliare. Vanto. Con due e sacrifica anche una creatura. Ogni avversario sacrifica una creatura e un planeswalker. Questa è forte. Porca miseria se è forte. Perché non solo può... Uccidere... Eh... Ok, tu ti sacrifichi qualcosa, ma anche l'avversario è costretto a sacrificare qualcosa. Ma i place walker dell'avversario non la possono bersagliare. A volare. E legame vitale. Quindi questa la mandi sempre ad attaccare. Ed è un 4-3 con 4. Questa è figa. Che bella. La Valkyria estirpatrice. Molto bella. Berserker Angelo. Figo. E non è leggendario. Top, mi piace. Nutrire la serpe. Jormungand. O oh, come cavolo, si pronuncia. Non lo so pronunciare, istantaneo. Comune con 4. Esigna la creatura. Un playsura che è bersaglio. Così secco. Ti costa 4 mana, ma almeno la trovi common. E ti fa un effetto bello chiaro, deciso, una creatura un playsoker, fatto. Oh, buono bene. È comune, ovvio, costa 4. Draug macabra. La draug macabra, macabra con un mana generico e un mana neve. Prende più 0 più zero a minacciare fino a fine del turno. 3-2 che entra con 3. Comune. Non so, questo sarà un filler per i mazzini a base neve. Ci può stare, ci può stare. Ci può stare. Vediamo um. controllo due cose. Ok. Oh, la linea sembra stabile stasera. Ok. Uh, torniamo qui, perfetto. Valchiria della tempesta di Grandine. Mago Angelo. Creatura neve, 2-2. Non comune, quindi non, non aspettiamoci grandi cose comunque. Che costa 4 e con 2 volare e travolgere. Con due Mana Neve la Valkyria della Tempesta di Grandi prende più 2, più 2 fino alla fine del turno. Travolgere. Bellina. Un po' costosa da, da castare. Però dopo gli puoi dumpare dentro tutto il Mana Neve che vuoi a multipli di 2 e la fai diventare un 4-4 un 6-6 un 8-8 8-8 poi comincia a diventare Esosa, quando la via per Starnheim fu aperta, sui nemici di Bretagard, grandinò vendetta. Figo. <coughs> Io i flavor text non li ho letti tutti, anzi, non li ho letti quasi nessuno. Quindi, ve li leggete, eh, leggeteveli voi. Insomma, viaggio inquietante. Mitica costo 6 stregoneria. Scegli un tipo di creatura. Rimetti sul campo di battaglia fino a due carte creatura di quel tipo dal tuo cimitero. Se questa magia è stata predetta, rimetti invece sul campo di battaglia tutte le carte creatura di quel tipo dal tuo cimitero. E questa è un esempio di. Eh, che la quando effettui la, la predizione. È più potente, ma ti costa di più. Tu la metti a predire con 2, ma dopo la, devi, la, la devi, devi effettuare la predizione con 7. Però è un finisher da late game. Rimetti invece tutte le carte creature di quel tipo dal tuo cimitero. Bisognerà vedere, forse monocopio si ci giocherà. Il T2, 22, dico. Per ora che io vedo in Legacy sono 2,5 carte. Il... la mezza è la Valchiria stirpatrice le altre due sono il fagocitatore di sogni e il riflesso mistico cucciolo infernale 2-2 con 3 creatura imp va bene comune ogni qualvolta lanci la tua seconda magia di ogni turno metti un segnino più 1 più uno nel cucciolo infernale e a volare fino alla fine del turno vabbè un filler ci sta però ha un effetto interessante se uno lo sa se uno sa draftare bene Riesce a farci delle belle robine con questi. Jarl o Jarl dei Rinnegati. Comune ancora con 4, 3, 2. Lampo. Quando la Jarl dei Rinnegati, penso sia Jarl in questo caso, anche perché nel linguaggi, nelle lingue nordiche moderne la J è una I lunga e si pronuncia come la Y. Non come la J, G della J, quando la Jarl dei rinnegati entra nel campo di battaglia, distruggi una creatura o un planeswalker bersaglio a cui è stato inflitto danno in questo turno controllato da un tuo avversario. E la puoi predire, ok. Costo rateale totale: 4/4, va bene. Con questa puoi anche infliggere un danno a un Prince Walker con fedeltà altissima. E poi ehm, flashi dentro questa qui. E glielo spacchi definitivamente. Ho anche una cartura che ha usato per bloccarti una delle tue. Bella. Maestro delle mute di Carfel. 4-4 con 5 Quando il maestro. No, aspetta. Eh, quando il maestro delle mute di Carfel entra nel campo di battaglia, fino a due creature bersaglio prendono più 1 più 0 e hanno indistruttibile fino alla fine del turno. Ah, ok, tu lo giochi. Potenzi temporaneamente, rendendone indistruttibile fino a 2, vabbè. Chissà se si giocherà. Non lo so. Comune con 5, però ti rimane comunque 4-4. Ecco come la serie che abbiamo già visto. Dei 4-4 costo 5 che hanno comunque un effettino in più. abbassato un attimo anche la musica. Era un po', più, un po troppo altino forse. Fedele di Coma. Non Croma. Coma. 3-1 Common da costo 3. Legame vitale. Quando la fedele di Common muore, ogni giocatore macina 3 carte. Non penso si giocherà nei... nei dredge, nei paradredge o nei mill, in legacy modern, però... Perché costa 3? La useresti solo per bloccare, guadagnare un po' di, di tempo, per, Perché guadagnarsi 3 punti vita. Macinare ogni giocatore, macini anche tu. Chi lo sa, avvelenare la coppa, istantaneo costo 3: distruggi una creatura a bersaglio. Se questa magia è, magia è stata predetta, profetizza 2. Ok, allora se la vai a predire, ti costa un in più in totale. Però ti permette di profetizzare due spaccando una creatura comunque, non male, non male. Questa T2 sicuramente si gioca. Fuori T2? Non lo so, non penso. Uh, sacerdote della soglia spettrale. No, 04 Comune con 2 Tappa e sacrifica il sacerdote della soglia spettrale. Una creatura bersaglio prende meno x meno x fino a fine del turno. Dove x è il numero di terre e neve che controlli. Puoi attivare questa abilità solo quando puoi lanciarne stregoneria. Va bene, tappi, sacrifichi. Segui qualcosa. Tanto più grosso tante quante più hai Terra e Neve. <coughs> Risvegliare i drag. Con due istantaneo comune scegli uno. O riprendi in mano una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero. Oppure riprendi in mano due carte creatura bersaglio che condividono un tipo. Di creatura dal tuo cimitero. Allora, il primo effetto te ne fa prendere una, punto e basta. Il secondo te ne fa riprendere due, ma solo se hanno un tipo di creatura. Condivisa. Ok. Va bene. Comunque ti fa riprendere in mano delle carte che avevano ave che sono finite al cimitero e le puoi rigiocare. Va bene, va bene. Ritorno sulla marea. Con 5, una stregoneria, rimetti sul campo di battaglia una creatura bersaglio dal tuo cimitero. Se è un elfo, crea due pedine creature guerriero elfo 1-1 verdi. Predire 4 più 2. Quindi ti costa 6. Ti costa un po' di più se la predici in totale. Rimetti sul cane taglio, la carta di creatura del cimitero. Vabbè, è un rianimino. Ti resta una creatura. E in più, se è un elfo, ti fa anche due pedine. Vabbè, ok. Ascesa dell'armata terrificante. Rara con tre. Crea X pedine. Creatura Berserk Zombie 2-2 nere. Dove X è il numero di creature non pedina che sono morte in questo turno. E non dice tue creature ma creature punto. Bello. Dopo un wipe di massa. O comunque, tu l'hai messa a predire. Così te la casti a uno quando ti serve. Instant, l'avversario ti ha pulito il board. Va bene, e tu uh, lo refilli di, di Berserk Zombie 2-2. È forte, perché predire da uno nero ci sta. Eh, la runa nera, runa della mortalità. Da tocco letale, perfetto. Ok, abbiamo già visto le altre rune, però in questa da tocco letale. Ok. Nient'altro che non tocco letale, va bene o meno. Vendicatrice di Schemfar Una rara 3-1 costo 2. Ogni qualvolta volta un altro elfo o Berserker non pedina che controlli, muore. Peschi una carta e perdi un punto vita. Bella. Sì. Abbiamo già effetti simili. Peschi, ma perdi un punto vita, ci, ci sta. Questo per un mazzo di base nera con molti elfi e molti Berserker. non pedina quindi questa qua no, non ti contano le pedine che fa per esempio l'ascesa dell'armata terrificante. sono dei berserker ma non sono creature vere, sono pedine bella, bella, bella saggia delle ombre di skemfar 2-5 con 4 avevamo già visto un'altra 2-5 mi pare prima o ieri nelle bianco e nel blu <ride> quando la delle ombre di skemfar entra nel campo di battaglia scegli uno ogni avversario perde x punti vita dove x è il maggior numero di creature che controlli che hanno un tipo di creature in comune ok perde x tipo hai 5 creature di cui 3 sciarano il tipo guerriero lui perderà il tuo oppo perderà 3 punti vita e così via Oppure guadagni X. Dove X è il maggior numero di creature che controlli che hanno un tipo di creatura in comune. La stessa identica meccanica, però guadagnando tu X invece di far perdere X all'avversario. A ah, ogni avversario, attenzione. Quindi anche questa è in Joad cioè Giant. Uh, commander. No, Commander. Sì, in commander era anche un ciladro giant o in uh, cubo, se si gioca appunto 2v2. Incursione craniale, con 4 comune, stregoneria un avversario bersaglio, scarta 2 carte. Se vengono scartate meno di 2 carte, in questo modo peschi un numero di carte pari alla differenza. vuol dire che questa carta la puoi castare gliela puoi lanciare anche quando l'avversario ha la mano vuota, completa perché così a quel punto peschi tu due bella, con predire la puoi castare molto economicamente in un turno successivo bella, bella oh, Tergrid, Dea del Terrore 4 5 da 5 Minacciare: ogni volta un avversario sacrifica un permanente non pedina o scarta una carta permanente, puoi mettere quella carta sul campo di battaglia sotto il tuo controllo da un cimitero. Quindi entrano dal cimitero. E sotto è la lanterna di Tergrid. Costa sempre 4. No, costa, l'altra costava 5, costa 4. Un giocatore bersaglio perde 3 punti vita a meno che quel giocatore non sacrifichi un permanente non terra o scarti una carta. Tappandole, basta. E con 4 stappa la lanterna di Tergrid. Interessante. Ovviamente, Tergrid, la dea del terrore la, e la lanterna, devi giocarle associate. Belle, mi piacciono queste, queste divinità qui, mi piacciono quasi tutte. Ombra di Tergrid. Ogni giocatore sacrifica due creature. E predire. La puoi lanciare invece con 5, la puoi lanciare con 4, anche se in totale la pagherei 6. Bello. Valky, dio delle menzogne, che diventa Tibalt, impostore del cosmo. Il ritorno di Tibalt. 2-1 con 2. -2. O eh, quando quando Valky entra nel campo di battaglia, ogni avversario rivela la propria mano. Per ogni avversario, esilia una carta creatura rivelata in questo modo, finché Valky. Non lascia il campo di battaglia. Quindi, <coughs> quando Valky lascia il campo di battaglia, ehm, gli torna in mano quella creatura lì. Sì, X, paga X. Scegli una carta creatura esiliata con Valky con costo di mana convertito pari a X. Valky diventa una copia di quella carta. Eh, questo va, va imparato a usare e, oppure lo puoi giocare come Tibalt costa 7. Mentre Tibalt entra nel campo di battaglia, ottiene un emblema con puoi giocare carte esiliate con Tibalt impostore del cosmo e puoi spendere mana. Come se fosse mano di qualsiasi colore per lanciare quelle magie. Ok. Più 2, esilia la prima carta del grimorio di ogni giocatore. Meno 3, esilia un artefatto di una creatura bersaglio. Meno 8, esilia tutte le, le carte da tutti i cimiteri, aggiungi 3 mana rossi. E il suo stesso effetto ti, ti permette di poter castare. Poter giocare le carte esiliate con Tibalt. Bello, solo che costa 7 Costa 7 Però ha degli effetti forti Varragoth Sovrano del Cielo di Sangue Tocco l'etale 2-3 Una rara 2-3 con 3, tocco l'età, levanto. Un giocatore bersaglio passa in rassegna il suo grimori per una carta, poi rimescola il suo grimori e mette quella carta in cima. Ah. Uh, fa il tutore vampirico. Praticamente. Tutore vampirico, vero? Vampiric tutor che... Paghi uno, perdi due punti vita, te lo metti in cima. Sì, esatto. Esattamente. Interessante questo, sicuramente è forte. Se ti va a prendere una carta te la metto in cima. Dal mazzo. Mietitrice vendicativa. 2-3 ehm. Chierico, Angelo. Volare, tocco letale, rapidità. Volare, tocco letale, rapidità. E la puoi giocare con predire a praticamente il suo costo totale. Carino questo. Riti del viaggio. Come costo addizionale per lanciare questa magia, sacrifica una creatura. Pesca due carte e costa uno. No, non è Riti del viaggio, è Riti del villaggio, scusate. Comune. Allora, ok, perdi due pezzi, perché uno è la creatura che sacrifichi e il secondo è questa carta, ovviamente in totale sono due carte, per pescare due carte. Però... Tu ti puoi saccare una creatura che ti serva che vada al cimitero. Per pescare altre due carte. In alcuni dredge ci possono stare, per esempio, nel dredge ho simili. Cioè, o, mh, giocavo, gioco le. Mh, la terapia della Cabala. Tu la casti con Flashback nel tuo cimitero sacrificare una creatura e di solito questa creatura a te ti va bene che venga sacrificata perché spesso e volentieri fa le pedine da zombie con i ponti con gli abissi potrebbe essere usata ai riti del villaggio in certi maffi fuori da T2 mi piace mi piace bella Affondare mm. Stregoneria con un'altra comune. Le comuni, comunque, in calda spaccano quasi tutte. A mio avviso, come costituzionale per lanciare questa magia, esilia una carta creatura dal tuo cimitero: una creatura bersaglio prende meno 3-3 meno 3 fino alla fine del turno. Ok, beh, meno 3 alla costituzione è interessante, è anche meno 3. Alla forza ci sta. È una comune, è una stregoneria. Purtroppo è una stregoneria. Ti devi però almeno costa un nero e ti devi sgliare una carta creatura dal cimitero. È normale. Questo è normale. Corona dell'avvizzimento è un incanto creatura. Altro comune, eh, altro comune con due. wizard Crown. La creatura incantata ha forza base 0 e ha: All'inizio del tuo mantenimento, perdi un punto vita a meno che non sacrifichi questa creatura. Interessante. Più che farla su una creatura che. Eh, è. Um... Incaricata ad attaccarti la puoi, fare su, la puoi fare su una creatura utility con un effetto che l'avversario eh, gli serve tenere così intanto va anche a forza, forza base 0 però o se la sacca così perde l'effetto buono di quella creatura lì oppure sta lì e intanto gli fai eh, gli perde un punto vita a turno. bellino 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 ok e queste erano le nere e ci abbiamo messo un'ora cioè un'ora in realtà ho perso un po' di minuti perso ho usato un po' di minuti all'inizio per aprire l'ultima busta che mi sono arrivate le carte e allora, sono le 21.38. Ho cominciato prima perché volevo finire prima. Ah no, ok. Guardavo la soundtrack e dicevo, ma perché è finita la soundtrack? Invece, era un inizio molto lento. ecco qua arni fronte rotta anzi eh, è che dopo ho da fare se ci metto ancora quasi un'ora per fare le rosse mi tocca di interromperle oh, eh, a metà e mi scoccerebbe invece voglio tenere che dopo anche il video su youtube è intero quindi mi sa che stasera sono arrivato a leggere carte nere a posto. Mi fermo qui perché se no mi sa che oh, 21.40. No, dopo non ce la faccio. Che la po' da fare. E... Ok. Va bene. Esplorazione più corta stasera. Però tutte le carte nere ce le siamo guardate. Ora, intanto, se eh, avete seguito la live, bene, perfetto, grazie. E, altrimenti, se avete seguito anche l'upload su YouTube, benissimo, lasciate un like, iscrivetevi, quello che vi pare. Commentate, non lo so, però preferisco se passate a seguire il follow qui, qui su Twitch. Ok, per ora, le nere... Hanno regalato delle chicche che mi sono piaciute. Il fagocitatore dei sogni è da tenere d'occhio. Grazie per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima. Scusate se ho guardato solo le nere, ma non ci sto coi tempi stasera. Probabilmente le rosse le faccio domani. Quindi a domani. Ciao.